La caduta del muro di Berlino è stato l'evento che più di ogni altro ha simboleggiato nell'immaginario collettivo la dissoluzione dell'impero sovietico e il crollo dell'ideologia comunista nei paesi dell'Est. Fino ad allora la politica di assoluta segretezza, mantenuta dal governo di Mosca su tutto ciò che non fosse conforme ai dettami del regime, aveva impedito quasi totalmente la circolazione di qualsiasi tipo di notizia o documento riguardante l'attività degli oggetti volanti non identificati nelle terre dell'ex impero sovietico. Grazie al nuovo corso di trasparenza ed apertura voluto dall'ex presidente Gorbaciov, ci si è resi conto che oltre Cortina la situazione relativa a questo particolare fenomeno era praticamente la stessa che nel resto del mondo. Infatti, potremmo vedere che ricercatori, scienziati, militari e cosmonauti sono pervenuti autonomamente alle stesse identiche conclusioni dei colleghi occidentali, senza che abbiano potuto avere scambi di notizie, documenti e dati al di fuori della Russia. Questo fatto costituisce un'ulteriore prova a sostegno delle intrinseche caratteristiche oggettive e positive del fenomeno e dell'identica metodologia operativa che le civiltà provenienti dal cosmo stanno adottando in questo tempo nei confronti di tutta l'umanità del pianeta Terra. È emerso inoltre che l'atteggiamento ostile dei governi delle due superpotenze verso il fenomeno UFO era stato praticamente lo stesso, nonostante la totale differenza delle ideologie politiche e dell'aspra guerra fredda in atto in quegli anni tra i due blocchi. Oriente ed Occidente hanno adottato, seppur con alcune differenze, la stessa politica di intimidazione, persecuzione e discredito verso gli studiosi, i testimoni e gli eventi da essi vissuti, costituendo allo stesso tempo commissioni segrete che avevano il compito di occultare e studiare le prove di questa presenza. Sembra che già nel 1947 Stalin si fosse interessato agli eventi relativi al crash di Roswell, incaricando alcuni dei suoi più fidati collaboratori di studiare il fenomeno. Successivamente, altre indiscrezioni sono trapelate grazie a ricercatori come l'americano Frank Edwards, il quale divulgò la notizia di un incontro segreto tra le potenze vittoriose della Seconda Guerra Mondiale, avvenuto a Ginevra nel 1955, per decidere una comune strategia nei confronti degli oggetti volanti non identificati. Esempi di questo tipo di accordi si sono avuti anche negli anni successivi. Nel Trattato per la riduzione dei pericoli sullo scatenamento di una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, firmato a Mosca il 30 settembre del 1971, all'articolo 3 si può leggere testualmente: «Le parti si impegnano ad informarsi immediatamente l'un l'altra non appena rilevino oggetti volanti non identificati mediante i sistemi di preavviso di attacco missilistico, oppure si manifestino disturbi a questi sistemi o ai corrispondenti mezzi di comunicazione, se siffatti fenomeni possono determinare il pericolo di scatenamento della guerra nucleare tra i due paesi». Va ricordato inoltre che durante uno degli incontri tra gli allora presidenti Reagan e Gorbaciov, il capo di Stato americano ebbe a dire che i contrasti tra le due superpotenze si sarebbero potuti agevolmente superare se si fosse dovuto far fronte comune verso il pericolo di una invasione da parte di una potenza aliena proveniente dagli spazi esterni. Nonostante sia risultato chiaro a tutti i governi il carattere pacifico della presenza extraterrestre sul nostro pianeta, essa genera nelle autorità costituite di qualsiasi cultura, dottrina religiosa o credo politico, le stesse paure e le stesse violente reazioni. Qual è il motivo di tanto timore? Una risposta possiamo trovarla nelle quasi profetiche parole pronunciate dal padre della rivoluzione russa Lenin, quando inaspettatamente nel 1920 fece la seguente dichiarazione: «Se riusciremo a stabilire delle comunicazioni interplanetarie, tutti i nostri concetti filosofici, morali e sociali dovranno essere riveduti. Ciò imporrebbe la fine della regola della violenza quale mezzo e metodo di progresso. E sono i fautori di questa regola della violenza, coloro i quali sicuramente avrebbero molto da perdere da una presa di coscienza dell'umanità su una realtà che scuoterebbe dalle fondamenta l'attuale inumana metodologia di governo dei popoli». Uno dei primi occidentali ad aver avuto l'autorizzazione a recarsi in Unione Sovietica per parlare pubblicamente di queste tematiche, ancora prima che avvenisse il crollo definitivo dell'impero sovietico, è stato l'italiano Giorgio Bongiovanni. Egli poté, già nel 1992, esporre su questi argomenti e su altri a forte valenza spirituale, di fronte a migliaia di persone accorse alle sue conferenze, alla televisione pubblica di Stato e persino in Parlamento, davanti ai deputati del popolo. Questo inaspettato risultato poté realizzarsi dopo un incontro che Bongiovanni ebbe a Madrid con l'allora presidente Gorbaciov, il quale lo autorizzò a recarsi in Unione Sovietica per parlare di questi temi.
Successivamente si è rivelata di grande importanza la notevole ed inaspettata apertura della televisione di Stato, che ha attivamente collaborato, permettendo la diffusione di argomenti a carattere ufologico e spirituale ai circa 150 milioni di telespettatori sparsi in tutte le ex repubbliche sovietiche. Grazie a questa intensa attività divulgativa e di ricerca, sono stati raccolti importantissimi documenti e testimonianze relativi alla realtà extraterrestre in Russia. Sino all'avvento della presidenza Gorbaciov, i documenti russi sugli UFO trapelati in Occidente erano scarsissimi. Di filmati non si aveva alcuna notizia e il tutto si limitava ad alcune foto in bianco e nero di cui stiamo vedendo una selezione. Questi documenti erano la scarna testimonianza che qualcosa stava succedendo anche nei paesi dell'Est, ma non erano certamente sufficienti per una valutazione approfondita dei vari casi o per avere un quadro generale della situazione. Circolavano anche voci di coinvolgimenti di militari e cosmonauti in casi di avvistamento, ma anche per queste notizie vi era l'impossibilità di una qualsiasi verifica diretta. Il filmato realizzato a Sebastopoli, in Crimea, è stato uno dei primi documenti video sugli UFO realizzati nell'ex Unione Sovietica ad essere conosciuti in Occidente. Fu donato a Giorgio Bongiovanni nel 1993 da uno dei testimoni diretti dell'evento, il signor Nikolai Yegorov. Questo filmato ha destato grande scalpore in tutto il mondo, sollevando anche alcune polemiche sulla sua autenticità. I tecnici della Panasonic, nota marca giapponese costruttrice della telecamera con cui era stato realizzato il video di Sebastopoli, affermarono che la forma dell'UFO presente in questo filmato era dovuta ad un'aberrazione ottica dell'immagine provocata dal diaframma della telecamera stessa. Ma a prescindere da questo fatto, resta indubitabile la reale presenza nei cieli della Crimea di un velivolo anomalo che compie evoluzioni non possibili ad alcun apparato d'origine terrestre. Presenza confermata inoltre anche dagli stessi testimoni oculari dell'insolito evento. Il video fu consegnato da Giorgio Bongiovanni ai maggiori ricercatori di tutto il mondo, tra i quali il celebre studioso spagnolo Juan José Benítez. Quest'ultimo fece analizzare il video da un istituto militare spagnolo e l'esito delle analisi ha confermato l'assoluta genuinità del filmato di Sebastopoli. Dopo questo primo importantissimo documento, Giorgio Bongiovanni e il suo gruppo hanno realizzato una serie sempre più importante di tappe che hanno fatto capire quanto, anche nei paesi dell'Est, fosse stato attivo e compreso nella sua più intima essenza la caratteristica del fenomeno UFO. Uno dei primi importanti incontri avuti da Giorgio Bongiovanni in Unione Sovietica è stato con il colonnello Mikhail Zagarchuk, direttore del bollettino di informazione del Ministero della Difesa. In questo colloquio, il colonnello Zagarchuk si è dimostrato molto aperto e disponibile a parlare del tema UFO, di cui ha ammesso di interessarsi già da vari anni. Io penso, io ritengo che non siamo soli nell'universo. Cioè, militari e soldati abbastanza spesso vedono questi fenomeni inspiegabili. Per quanto riguarda oggetti volanti, terrestri, nessun problema, noi possiamo riconoscere questo. E non importa quale tecnica, tedesca, americana, questo riconosciamo subito.
Там было questa zona, в течение почти что двух часов над Переславль-Залесским летали два неопознанных летательных объекта, по которым UFO работали средства противовоздушной обороны. И UFO, несколько радиолокационных станций. Sono state visti, sono state riconosciute, appalesate da radar. И поднимались специально на, ну не на перехват. Когда это произошло? Это произошло, дай бог памяти, в 89 году. Я могу ошибиться, но это надо уточнить. Se non mi sbaglio nello tanto. Я могу точно sbagliarmi, però. Довольно. Nella zona che si chiama Переяславльск Залесский, sempre la provincia. И вот на эти неопознанные летающие объекты, повторяю, впервые в истории были включены в работу радиолокационной станции, был поднят истребитель, боевой настоящий истребитель. UFO, его пилотировал подполковник Семенченко. Например, вот такой простой свидетельство. Объекты передвигались бесшумно. Perché questo oggetto si spostava in silenzio, pulsirucci agnami, e la velocità di giro pulsavano. E poi c'era corrispondenza fra la frequenza di questi pulsi e tra la velocità dei spostamenti. Быстрое перемещение, пульсация была быстрее, а медленно. Скорость была равновеликая. Diciamo così, che era questo legame, collegamento tra il lampeggiare della luce e tra le velocità. Però voglio dire che davvero questi oggetti sono riusciti a superare questa gravitazione. Che è successo praticamente? Hanno visto da vicino, sono scomparsi. Что произошло, когда начал приближаться самолет к этим объектам? Ничего не произошло. Но он сейчас по инструкции он должен приближаться не более чем на там, скажем, на какое-то расстояние. В данном случае он примерно на километр приблизился. Больше он не мог приближаться. Секунда инструкции, que aveva pilota. Приблизиться. Но lui non poteva, с этого расстояния он avvicinarsi più какое-то время наблюдал объект, а потом lui объект avvicinato a distanza di un chilometro sorvegliava per un certo tempo periodo questo oggetto e применять вооружение, si è scomparso. Применять вооружение lui pilota non poteva applicare le armi perché тем более era по proibito непознанным объектом. Poi si trattava di un oggetto sconosciuto, lui non poteva applicare l'arma. В районе северных городов несколько раз наблюдались. Ну вот Nord, так, Беларусь, сильнее, вот в моем представлении, сильнее этого случая, вот я сейчас не могу так припомнить, в обозримом, ближайшем прошлом. Secondo me quello che ho raccontato era più importante, però non mi ricordo gli altri avvistamenti, però come regola fanno questi avvistamenti, vedono questi fenomeni. Il divieto di attaccare con le armi questi mezzi è stato una conseguenza di alcuni violenti episodi di cui si è avuta notizia anche in Occidente. In alcuni casi ci sarebbero state decise reazioni da parte di questi mezzi alieni alle ricorrenti e ingiustificabili aggressioni armate attuate dai militari nei loro confronti. In conseguenza dei gravi danni riportati, i vertici militari russi avrebbero deciso di mettere in pratica i consigli di non usare le armi nei casi di intercettazione. Consigli fatti pervenire innumerevoli volte e attraverso vari canali da parte di questi esseri. Nonostante l'apertura in atto, già in quel periodo il colonnello Zakharchuk conferma la difficoltà di portare avanti questo tipo di ricerche. Sожалению, у нас и до сих пор еще это, сказать, не способствует изучению этой проблематики. Purtroppo la situazione in paese è molto difficile, ci sono tanti segreti che non favorisce a fare questi studi. Non appoggiano, però non dicono niente, non danno fastidio, non impediscono. Non impediscono, questo già è molto. А уж тем более 10 лет не могло быть и речи. Perché ad esempio 5, 10 anni fa non era molto impossibile, dicevano che non esiste. Терпимо. И баста. Ну, per adesso abbiamo себя смелость, я не думаю, что я буду увлечен в том, что я как-то хочу своих руководителей.
Alexander Kazantsev è uno dei più famosi, quasi mitici pionieri dello studio sugli UFO e la realtà extraterrestre, non solo della Russia, ma del mondo intero. Questo coraggioso personaggio ha osato parlare di questi temi in epoche nelle quali si correvano molti rischi e non solo professionali. La sua fama è dovuta anche alle sue ricerche sul misterioso disastro della Tunguska, avvenuto agli inizi del secolo nella remota zona siberiana omonima. Esso fu causato, secondo Kazantsev, dall'esplosione di un'astronave extraterrestre. Inoltre, grande eco ha avuto in tutto il mondo la sua teoria secondo la quale le statuette bronzee giapponesi, chiamate Dogu, vecchie di oltre 4.000 anni, rappresentano esseri vestiti con tute praticamente identiche a quelle dei moderni astronauti. Un fatto che, secondo Kazantsev, indica la presenza di esseri extraterrestri sul nostro pianeta sin dall'antichità. Questi esseri esistono, secondo lei, nel cosmo? Таким образом можно сказать, что эти существа vengono sulla Terra. Они существуют в космосе. Эти существа приходят на Землю. Вы знаете, не исключено, non что escluso, Землю посещает обитатели далеких населенных миров. Abitanti, покажу реальные доказательства, faccio vedere le prove di questo, almeno nel passato. No, guardi, forse anche вот, например, error che facciamo un errore установлено. Questo строго научно установлено. 1500 лет. Studi. Тогда еще японцев не было на японских островах. Радиоактиви abbiamo constatato che questa statuetta conta più di 4.000 anni. Cosa, ma allora, cosa prova questa statuetta? Ma allora i giapponesi ancora non abitavano sulle isole. Ho mandato in NASA una di queste una foto della mia collezione di queste statuette. Una di queste ho regalato a Giorgio. E NASA mi ha risposto che questa статуetta, в основных своих чертах, воспроизводит in genere riproduce космический костюм, la tuta cosmica, который заказан NASA, одной из калифорнийских фирм, и которым воспользовались американские астронавты на Луне. Gli americani hanno ordinato, hanno prenotato questa tuta. Professore, ma come una ditta? Come potevano нам на Землю. Sì, c'era qualcuno che ha visitato la, с которого, la Terra. Предшественники японцев, айны. Qualcuno ha visitato giapponesi, на японских островах делали эту скульптуру. И poi hanno riprodotto. Они потом обожествили это дело. Questo, и делали этих башков. Скульптура, и poi loro hanno divinizzato quelli называет, che hanno venuto. Dogu. И queste statuette che si chiamano Dogu. Ну, любопытно, что la cosa curiosa, polarizzanti occhi, ci sono, vediamo gli occhiali polarizzati, poi la casca ermetica, look для осмотра, e c'è anche come si chiama questo finestrino per sorvegliare ambiente. Ci sono tecnologie moderne, diciamo così, anche se fosse stato creato nei tempi antichi. Forse немало можно рассказать. Questa è una tecnologia extraterrestre. Каменного века. E non si può immaginare tutto questo nell'epoca di pietra. Secondo l'opinione di Kazantsev, questa visita continua ancora oggi ed è portatrice di valori positivi che cercano di proiettarci al di fuori della grave crisi ambientale e sociale che stiamo vivendo attualmente. Миров. Дай моды лонтани. Причем в Корее у нас около 1,5 миллиона наблюдений. Abbiamo raccolto già для того, чтобы прилететь за сотни per lì possono venire da noi solo portando i scopi molto umani e alti. Cerca di farci capire che dobbiamo cambiare le nostre strade, rifiutare l'energia nucleare, dobbiamo rifiutare l'inquinamento. Sempre aumenta di più la possibilità della catastrofe, disastro legato con inquinamento, poi quelle tecnologie che noi possediamo.
Урода и природа. Sempre da più, come si dice, come risultato di queste tecnologie noi abbiamo quasi la completa rovina della natura. Nel marzo del 1992, nella città spaziale di Mosca, l'importante centro dove vengono istruiti ed allenati i cosmonauti russi, Giorgio Bongiovanni si incontra col cosmonauta, ora generale, Vladimir Kovalyonok. Egli racconta di aver avvistato nello spazio un oggetto di natura non terrestre il 5 maggio del 1981, durante uno dei voli della missione Soyuz. Il generale Kovalyonok racconta, illustrandola con dei disegni, la strana manovra di un oggetto che si divide in due parti, ognuna delle quali prosegue il suo volo autonomamente. Perché sono stato da avere in orbita, ho visto un oggetto. Davvero, questo era, non assomigliava a quegli oggetti cosmici che vedevo prima. E io parlo dei navi spaziali. Poi è successo qualcosa che, per me è molto difficile spiegare dal punto di vista fisico. Questa forma, cioè ho visto questo, come si chiama? Sistole, sì, così. Perché io non conosco nessun tecnico che poteva fare questi movimenti. Stringersi, poi allargarsi. Però questi movimenti, possono testimoniare che questo oggetto era dell'origine artificiale, cioè è stata creata da un soggetto, каким-то разумом. Да, разумом. Diciamo così, si proprio da un'intelligenza. Ну, обозримости, что ли, или досягаемости нашей научно-технической. Per quanto riguarda la nostra conoscenza, non posso immaginare le spiegazioni. E nelle condizioni terrestri non posso immaginare che in cosmo faceva questi movimenti e poi. Allora questo era un oggetto materiale sicuramente, perché se fosse questo un gas non avremmo avuto questo fenomeno di scatto di depressione. E последние два вопроса пока. Первое. Как вы думаете, что в этом бесконечном, огромном космосе могут быть существовать какой-то разум или обитаемые мира, такая же, как наш? Наша Земля или подобная нашей, только в качестве теории, вашей теории, кредо, ке existe intelligenza l'altra, oltre a nostra intelligenza, кредо. Может быть, даже больше разум, чем у нас сейчас на Земле. И penso che questa intelligenza forse ancora più superiore di quella che esiste nella Terra. Quest'ultima affermazione del generale Kovalyonok è indicativa di una conoscenza molto più profonda della reale natura del fenomeno UFO e di chi ne sia l'artefice. È da sottolineare che a quel tempo non si avevano ancora documenti filmati in merito a questa particolare capacità degli oggetti volanti non identificati. Uno dei primi video ad essere conosciuti fu registrato allo zoo di Sydney, in Australia, da un turista italiano di nome Giancarlo Bertini. Questo documento filmato è stato successivamente mostrato al cosmonauta russo Alexander Polyashuk. Dietro gli alberi. Вот видно, как он за деревьями движется. E fino a quando esce anche. И потом он опять выходит. Vedi? Это не монтаж. Questo non è un montaggio, sicuramente. Si è trovato di fronte a una situazione soprannaturale o comunque inspiegabile. Il colore poi, gli spostamenti. А потом цвет и такие движения. Che non possono essere un aereo. Тоже совершенно не похоже на самолет, скажем. Да, вот, кстати, передвижение такое, одно место. Я просто момент такой, кози, пой, дилея, пой, риторна. Вероятностное перемещение. С точки зрения физики Ньютона это не объяснимо. Dal punto di vista di fisica, della fisica secondo Newton è inspiegabile.
Il commento stupito di Alexander Poleshchuk indica che anche per uno specialista, qual è un cosmonauta, le capacità tecniche manifestate da questi velivoli sfuggono alle nostre attuali conoscenze scientifiche. Altri cosmonauti russi hanno dichiarato di avere la ferma convinzione che non siamo soli nell'universo. Tra questi ricordiamo il cosmonauta Krikalev. Sì. Cosa ne pensa lui della possibilità dell'intelligenza nel cosmo? Un cosmo così infinito. Perciò non ho dubbi che l'intelligenza esista nel cosmo. E io lo so che tra uomini e scienziati tutti scienziati seri pensano che il cosmo è abitato. А какой-то цивилизации, которая там миллиарды лет старше нас, che più vecchia di nostra, то, più sviluppata di nostra, наверное, проявление действия forse этой tutta цивилизации. Questa civiltà si manifesta attraverso questo fenomeno. Per noi nell'ottobre del 1992, Giorgio Bongiovanni, dal centro di controllo dei voli spaziali di Mosca, parla in diretta con i cosmonauti della stazione orbitale Mir. Essi confermano che il volo nello spazio produce uno stato particolare nell'animo dell'uomo. Un fenomeno già testimoniato dagli astronauti americani e confermato anche da altri cosmonauti russi. Sono Giorgio Bongiovanni che vi... Меня зовут Giorgio Bongiovanni. E vi saluto nel nostro gruppo, a nome del nostro gruppo Non Siamo Soli e del mio padre... Приветствую от имени нашей группы, которая называется Мы не одни. E del mio padre spirituale Eugenio Siragusa. Моего духовного отца Eugenio Siragusa. Per noi è un onore parlare... Большая честь говорить сейчас с вами. Con voi che siete nello spazio. В то время, когда вы находитесь в космосе. Perché dallo spazio si può sentire meglio... Потому что находясь в космосе можно лучше слышать e vedere meglio lo spirito di Dio. Видеть дух Бога. Possiamo dire ancora che questa altezza dalla terra certo ci avvicina più a Dio, ma lo stato dello spirito dell'uomo, lo stato interiore dell'uomo, umore dell'uomo migliore. Кстати, такое мнение, ну, в общем-то, есть у ребят, которые были в космосе, что с человеком что-то происходит. И космонавты, которые были в космосе, hanno un parere che nel cosmo succede qualcosa di strano con l'uomo. Вот Кальери, Авдеев, все не говорили, что я как-то изменился. Авдеев и другие hanno detto che io mi sono cambiato, però non so come spiegarlo. Relativamente alle vicende dell'astronautica sovietica, uno dei pochi fatti anomali ad essere documentati e conosciuti in Occidente è accaduto nel 1989 durante la missione di una delle sonde inviate verso Marte. Il 27 marzo i controllori di volo della Phobos 2 persero il contatto con la piccola sonda inviata verso il pianeta rosso con lo scopo di studiare le caratteristiche del satellite naturale marziano Phobos. Le caratteristiche anomale di questo piccolo corpo celeste già da tempo hanno attirato l'attenzione degli studiosi di tutto il mondo, al punto che i più arditi ricercatori hanno avanzato l'ipotesi che potesse essere un oggetto di natura artificiale messo in orbita da una ipotetica civiltà marziana. Una ipotesi confermata dal contattista Eugenio Siragusa, il quale divulgò un messaggio datogli da un essere extraterrestre, dove veniva specificata la sua funzione, e cioè di convogliare verso il pianeta rosso energia solare. Energia utilizzata, sempre secondo quanto rivelato da questo comunicato, da una avanzatissima civiltà marziana, oggi esistente su un piano dimensionale da noi ancora non sondabile. L'improvvisa scomparsa della sonda mise in subbuglio i tecnici e gli scienziati sovietici, che non seppero darsi una spiegazione plausibile di questo incidente. Ad aggiungere ulteriore stupore e confusione contribuirono le ultime foto inviate a terra dalla sonda Phobos 2. In queste foto, scattate a 8 ore l'una dall'altra, era visibile una enorme ombra sul suolo marziano, un'ombra lunga circa 25 km, che non poteva essere causata dal satellite marziano e tantomeno dalla piccola sonda terrestre.
solo un altro oggetto di enormi dimensioni che si fosse frapposto tra il Sole e la superficie di Marte avrebbe potuto provocarla. Un oggetto la cui improvvisa comparsa coincide stranamente con la repentina cessazione delle trasmissioni tra la sonda Phobos 2 e il centro di controllo a terra. I tecnici sovietici spiegarono che l'interruzione dei collegamenti era avvenuta nel momento in cui gli obiettivi delle camere fotografiche della Phobos 2, dopo aver scattato le due foto dove compare la strana ombra, venivano puntati nella direzione da dove essa proveniva e dove si trovava anche il satellite marziano Phobos. Venne anche detto che la sonda fece in tempo a scattare un'ultima foto, ma essa non venne mostrata, infittendo ancora di più il mistero e i sospetti su questo strano incidente. Ma inaspettatamente questa ultima foto fu mostrata dalla studiosa russa Marina Popovic durante un congresso sugli UFO tenuto in America nel dicembre del 1991. In questa foto ufficiale dell'Agenzia Spaziale Russa è possibile vedere il satellite marziano Phobos e un oggetto sigariforme di circa 20-25 km di lunghezza molto vicino al satellite di Marte. Una foto ufficiale sulla quale nessun commento è stato fatto dall'Agenzia Spaziale della ex Unione Sovietica e che dà il chiaro segno di una presenza non terrestre che vigila ed interviene quando non condivide il nostro operato. Questa presenza è visibile in un altro filmato realizzato dal cosmonauta Musa Manarov durante l'aggancio con la base orbitale Mir. In questo documento, registrato il 5 giugno 1993, possiamo osservare nei pressi della stazione terrestre un oggetto luminoso sigariforme, la cui lunghezza, stimata dai ricercatori, è di circa un chilometro. Questa presenza si è manifestata altre volte nei pressi della stazione orbitale russa. I filmati che stiamo vedendo, registrati dagli astronauti della navetta spaziale americana nel maggio del 1997, ne danno testimonianza. Nelle immagini possiamo vedere degli oggetti luminosi eseguire vicino alla Mir delle manovre che denotano una propria autonomia di volo. L'ex cosmonauta russo generale Pavel Popovich, noto anche per la sua attività di ricerca sugli oggetti volanti non identificati, ha dichiarato di aver avuto esperienza diretta di questa realtà e di aver ricevuto documentazione appartenente ai servizi segreti russi, dove si evidenzia la perfetta conoscenza e lo studio da essi attuato sul fenomeno UFO. Я встречался с одним каким-то непонятным объектом, но не во время космического полета, а во время перелета с Вашингтона в Москву. Значит, я заметил странный объект, строго формы треугольника, вот который летел параллельно нашему курсу нашего самолета, но выше, примерно на 1500 метров, на расстоянии примерно около километра. Шел со скоростью, если наш самолет шел 950, он где-то 1500, потому что обогнал он наш самолет и скрылся. Я обратил внимание всех пассажиров, экипажа, и мы так и не могли определить, что это за объект. Но что это не самолет, это точно. А что за объект? Просто ровный, четкий, белый треугольник. Белый-белый-белый треугольник. Он не излучал ничего, ничего не передавал. В общем, короче говоря, настоящий, как говорится, НЛО. Я понимаю, что современный уровень науки объяснить не может это явление. И я, например, знаю о том, что и Российская Академия Наук сейчас ставит вопрос довольно серьезно. Ну, я, например, знаю о том, что мне в прошлом году из КГБ прислали целую вот такую папку писем, сообщений, там и контактеры, и очевидцев, которые наблюдали описание всех этих случаев очень и очень многих. Copia di questo dossier, composto da 124 pagine, che riportano 17 rapporti stilati da personale militare tra il 1982 e il 1990, è stata donata anche a Giorgio Bongiovanni, che ne ha permesso la divulgazione in Italia. Questi documenti non contenevano elementi di primaria importanza, ma provavano definitivamente la conoscenza, lo studio e l'occultamento di prove ben più consistenti da parte dei servizi segreti russi. Su questo tema è interessante anche la testimonianza del professor Kazantsev.
Я знаю, Масо, что военные части, che i militari, военно-воздушного флота, della difesa contraerea, имели указание, avevano il, un ordine, registrare все подобные явления, di registrare tutti i fenomeni di questo genere. Что же касается КГБ, per quanto riguarda il KGB, то я знаю, io so, что многие мои друзья, che molti amici miei cosmonauti, первые, i primi, да, давали подписку, firmavano un documento, о том, что они ничего не сообщат из того, что знают по этому вопросу. Nel quale si diceva che non informeranno nessuno su niente che sanno su questo argomento. L'affermazione del professor Kazantsev sull'attività di studio sugli UFO svolta dai militari della contraerea russa viene inaspettatamente confermata da un importante evento verificatosi nel 1997. In tale data Giorgio Bongiovanni e il suo gruppo si incontrano con una equipe militare della contraerea che studia il fenomeno UFO ed extraterrestre per conto del governo russo. Ma veniamo ora ai fatti. Mercoledì 5 febbraio 1997. Città di Tver, 200 km da Mosca. All'interno dell'Accademia della Difesa Contraerea dell'Esercito Russo, Bandiera Rossa, avviene l'incontro tra la delegazione civile di studiosi del fenomeno UFO extraterrestre, guidata da Giorgio Bongiovanni, e la delegazione speciale militare per lo studio del fenomeno UFO ed extraterrestre nel territorio russo, guidata dal generale a tre stelle Gennady Reshetnikov. Oltre al generale comandante, la delegazione russa era composta dal referente del generale, tenente colonnello Boris Sidorenko, dal maggiore Vyacheslav Bulogic, incaricato dal generale Reshetnikov in qualità di specialista per la ricerca sugli UFO e sugli alieni in Russia, e dall'ufficiale per la stampa militare dell'Accademia, Mikhail Belov. Le due delegazioni sono state costantemente accompagnate e assistite dal colonnello Vyacheslav Zurkin, agente speciale del controspionaggio russo in Europa per l'agenzia governativa FSV, conosciuta sino a pochi anni fa con la sigla ben più nota di KGB. Ascoltiamo ora le fasi più salienti di questo storico incontro. В одном из высших военных учебных военной академии сугубо оборонительной направленности, которой учатся и российские, и иностранные военнослужащие. Коллеги посещают нашу высшую академию. Я благодарю вас за это, потому что сейчас мы, на то, что вы сейчас приняли в этой профессионале, потому что мы хотели бы поговорить с вами и с вашими коллегами о важных вещах, которые происходят в мире, и напомнить о присутствии инопланетян, инопланетных сил, присутствии так называемых НЛО. Вы обмолвились вот такой мыслью, что наибольшее внимание со стороны НЛО уделяется Соединенным Штатам Америки и России. Могли бы вы высказать какую-нибудь версию, ваше мнение, почему? Всему человечеству, но прежде всего этим штатам. Могли бы вы высказать какую-нибудь версию, ваше мнение, почему? Потому что Соединенные Штаты Америки и России являются обладателями самого... И вот говоря о ядерном оружии, мне представляется, не знаю, как коллеги, серьезный повод для внимания. Ну, penso che questa sia una cosa seria per creare говорить, diciamo così, degli UFO. Но все-таки, наверное,
не только ядерная бомба, в целом информационная. Не только ядерная бомба, но и в целом состояние государства. Il comportamento degli stati, da, e, наверное, и духовное, e anche la, в связи с этим богатство, la cultura, la spirituale degli stati, Americhe, e America, della Russia siano più grandi. Questa affermazione del generale Reshetnikov dimostra che anche per i militari la componente fondamentale della manifestazione ufologica è quella spirituale. Un'analisi di grande interesse, considerando che viene fatta da un alto graduato dell'Armata Rossa. Vi vorrei fare una domanda, generale. Lei come militare, come generale? Voi che accompagnate il generale? Pensa che questi UFO vengono da altri pianeti? Cioè, è certo, è sicuro, lei? Voi che avete detto che qualcosa, какие-то силы, влияющие на нас, che influenzano su di noi, и чего-то ждущие от нас, che aspettano molto di noi, esistono. Io ho informazioni. Come? Io ho informazioni. Comunista informazione? Che da 50 anni. Sto vicino più di studio. Il governo degli Stati Uniti. Americano provincia. E anche quello russo. E razzista anche. Hanno delle prove fisiche. Unico di mezzo fisici. Secondo lei questo è possibile? По вашему возможно такое время? Да, вполне возможно. Penso che sia possibile. Я в свое время служил на Дальнем Востоке, был на одной из конференций, это уже лет 15 назад, где было очень много материалов, да, именно зарубежных. У нас тогда это в Советском Союзе большой редкостью наши отечественные наработки в области уфологии. А вот их зарубежные, они меня поразили. Ну, и это первое. А второе, я знаю сам лично, которые сами видели, или находились под непосредственным воздействием. Кстати, вот Вячеслав Евгеньевич. Queste dichiarazioni del generale Reshetnikov confermano che da anni i militari russi e di altri stati si interessano del fenomeno, confrontando le prove acquisite e discutendone ad alti livelli delle gerarchie militari. Bisogna rivelare alla gente questo. Nurza acredito e esplicito. Capisco che ufficialmente non lo potete fare. Я понимаю, что официально это сейчас сразу не могу. Allora bisogna iniziare lentamente. Но нужно потихоньку начать двигаться. Io che posso aiutare? Дело в том, как я понимаю, на личное имя. Questo è il mio parere personale. Che una dichiarazione di questo genere a livello governativo da uno degli stati o delle superpotenze potrebbe portare alle stesse conseguenze che se un'astronave atterrasse vicino al Cremlino o alla Casa Bianca. Se si fa subito. Если сразу это сделать туда. Sono d'accordo. Я согласен. Ma se prepariamo la gente. Но если людей потихонечку подготовить. Lentamente. Медленно. Che comincia a capire che. Чтобы они потихонечку начали понимать. Ci sono prove. Что есть доказательства. Тогда катастрофа это не судьба. Предложение. Una proposta che voglio fare. Воспользуемся любезностью и предложением. Некоторые материалы можно даже. Forse prepareremo anche alcuni materiali del nostro centro ufologico di Tver, nella quale diremo che esistono queste che arrivano questi mezzi, io vi associo a cose e ve lo pubblicheremo con il vostro aiuto. Io lo faccio pubblicare in tutto il mondo. Io faccio mille a te come qua. Dai miei amici ufologi. Ma io potremmo così a fuoco. Picciati. In Italia, dappertutto. In Italia io faccio mille. Questo può aiutare la gente. E' molto. Sicuramente. Ci penseremo allora.
Successivamente alla delegazione italiana è stata consegnata una selezione di documenti sugli UFO proveniente dagli archivi dell'Accademia. Vediamo queste foto e filmati, il cui valore è certamente della massima importanza. Questa prima foto, scattata nel 1953 dall'ufficiale ingegnere Valentin Ivanovich, e le successive, sono tutte in bianco e nero. È stata realizzata nei pressi della città di Tver, vicino alla base militare dove è situata l'Accademia. Questa seconda foto è stata scattata sempre dall'ufficiale Valentin Ivanovich nel 1992 nei pressi della base di Tver. Queste particolari foto hanno fatto supporre agli esperti militari che le hanno analizzate che vicino alla base di Tver vi sia una sorta di porta dimensionale utilizzata da queste astronavi per entrare ed uscire dalla nostra dimensione. La seguente serie di tre foto è stata realizzata tra il 1991 ed il 1992. Questa straordinaria foto è stata scattata da alcuni giovani vicino al perimetro della base militare di Tver il 3 marzo 1991. Appartiene ad una serie di 11 foto, tutte studiate ed analizzate dagli esperti dell'Accademia Militare di Tver. In queste foto vi sono molti punti di riferimento, quali gli alberi e le case, che si trovano sulle rive di uno dei bracci del fiume Volga. In queste foto i testimoni indicano lo strano oggetto ripreso in volo. In questa immagine vediamo il velivolo anomalo librarsi sopra i palazzi di Tver. Questa foto mostra i potenti bagliori di luce emanati da questi oggetti durante le loro evoluzioni. Della documentazione fanno anche parte due brevi filmati che mostrano le particolari evoluzioni di alcuni oggetti volanti non identificati nel territorio di Tver. Nel primo filmato vediamo alla destra dello schermo due oggetti che si materializzano, mentre a sinistra un altro oggetto si divide in due parti per poi scomparire successivamente. Ricompare un oggetto a destra che nuovamente si divide in due parti. In questo secondo breve filmato, realizzato nel 1995, sempre nel territorio di Tver, vediamo le velocissime manovre di un oggetto che subito dopo si smaterializza. Entrambi i filmati sono stati realizzati dalla troupe della televisione locale della città di Tver. Con questo filmato si chiude la serie dei documenti consegnata dal generale Reshetnikov ai ricercatori italiani. È forse la prima volta nella storia dell'ufologia che un generale di alto livello dell'esercito russo, ancora in carriera, rilascia davanti ad una telecamera delle dichiarazioni così chiare sull'esistenza UFO ed aliena e che permette anche a dei suoi ufficiali di rilasciare dichiarazioni, foto e filmati così eclatanti su questa realtà per essere poi divulgati. Il giorno successivo, in un secondo incontro informale con il colonnello Zurkin ed il tenente colonnello Boris Sidorenko, sono stati approfonditi alcuni importanti aspetti dei temi trattati precedentemente. Notiamo in particolare le risposte e l'espressione del colonnello Zurkin in seguito alla domanda se i governi sono a conoscenza della presenza degli UFO sulla Terra. Perché secondo lei il governo russo e il governo americano non dicono, cioè non confermano l'opinione pubblica dell'esistenza degli UFO? Трудно сказать, почему. È difficile dire perché. Intanto diciamo che loro sanno tutto, questo lo possiamo dire. Как мы можем сказать, что они все знают? Я думаю, что можно сказать, что действительно знают правительство. Я так думаю, что... Loro sanno tutto. Я так думаю, это мое личное мнение. Mio parere personale. Это то же самое, как я вчера говорил, если бы тарелка приземлилась, скажем, на Красной площади или же перед Белым домом. Какие будут последствия? Это, как неоднократно писали, это может быть и паника во всем мире. Это может перевернуть совершенно устои жизни в разных странах. Правительство и религии не хотят терять свою власть.
Ascoltiamo ora le ultime dichiarazioni rilasciate dal tenente colonnello Boris Sidorenko. Abbiamo cercato di rispondere максимально ваше любопытство. Sono alcuni aspetti che noi come militari non possiamo rispondere. Ma penso che questi aspetti ce ne sono molto pochi. Grazie. Спасибо. И, пожалуйста, приезжайте еще. Я думаю, что наши контакты ancora, spero che i nostri contatti andranno avanti. Grazie. Спасибо. La documentazione scaturita da questo importantissimo evento è stata successivamente mostrata ad alcuni tra i maggiori ricercatori ed esperti internazionali nella ricerca sugli UFO. Ascoltiamo alcune autorevoli dichiarazioni. Vorrei dire qualcosa soprattutto su Giorgio Bongiovanni. Perché è riuscito a far parlare di segreti alcune persone che non parlano molto. Ciò che è bizzarro e che mi ha colpito è che io ho cercato di contattare il generale, ma non mi ha voluto ricevere. Giorgio invece trova il modo per arrivare ovunque e riesce ad aprire tutte le porte, anche in Russia. Ho provato un forte sentimento mentre guardavo questo filmato. Devo dirvi onestamente che vedere un generale a tre stelle che parla di questo argomento mi ha fatto arrabbiare. Perché io e molti miei colleghi abbiamo cercato disperatamente per molti anni di convincere il nostro governo a parlare apertamente di tutto ciò. I'm very impressed by your effort to go to Russia, to go to Tver, to meet. Sono rimasto molto impressionato dal fatto che Giorgio sia riuscito ad arrivare in Russia a Tver. Se si guarda il filmato, si ha la chiara impressione che il generale sappia molto, molto di più di quello che dice o di quanto abbia il permesso di dire. E se si guarda in viso l'uomo del KGB e si ascolta come parla, si ha la chiara impressione che viva un conflitto interiore tra quello che vorrebbe dire e la grande responsabilità e paura di quella che potrebbe essere la reazione ad una tale rivelazione. Il materiale che hanno dato a Giorgio è molto interessante e di grande importanza, ma come tutti sappiamo non è altro che un fiocco di neve sulla punta dell'iceberg. Nel 1995, a Mosca, alcune persone hanno fotografato un oggetto volante luminoso che rimase appoggiato al suolo per vari minuti prima di guadagnare quota e sparire all'orizzonte a grande velocità. Secondo le dichiarazioni raccolte dagli investigatori, i testimoni non riuscirono ad avvicinarsi all'oggetto a causa di una invisibile barriera di energia. Le analisi a cui sono state sottoposte queste immagini hanno confermato che il velivolo presente nelle foto è un corpo tridimensionale circondato da un insolito campo energetico. Nel giugno del 1997, Giorgio Bongiovanni è nuovamente a Mosca per un altro appuntamento nell'ambito della sua opera di ricerca e testimonianza sulla realtà extraterrestre e sulla spiritualità. Il 18 giugno si incontra con un altro importante personaggio, eroe della Russia, il generale cosmonauta Vladimir Aksionov. Cosa pensa lui del fenomeno UFO della realtà extraterrestre in genere? Что вы думаете о явлении НЛО и инопланетянах вообще? Penso che prima di tutto esistono e esistevano da sempre, esistono anche oggi. E non solo esiste, ma è un problema molto importante e deve essere studiato non solo da entusiasti, ma in un modo serio, con l'utilizzo di forze scientifiche, perché tante cose sulla Terra che sembra di non avere un riflesso sulla vita quotidiana, è studiato solo da entusiasti. Ci sarà un contatto tra gli uomini e le civiltà extraterrestri? Sicuramente.
Non solo ci sarà, deve essere. Se noi vogliamo che l'umanità abbia un futuro, questo futuro sicuramente dovrà andare ad un livello molto più alto di quello che c'è oggi, ad un altro livello di spiritualità. Noi dobbiamo, noi uomini terrestri dobbiamo prepararci per questo. Oggi tutte le capacità che abbiamo, se tutto quello che utilizziamo lo utilizziamo sulla distruzione, l'atomo l'abbiamo utilizzato per distruzione, tutto quello che c'è di nuovo dobbiamo utilizzarlo per la distruzione. Quindi oggi c'è da chiudere tutto quello che non sappiamo utilizzarlo bene, no? Ma secondo lui loro sono già qui, gli extraterrestri? Этот контакт будет, но, по вашему мнению, они, инопланетяне, уже присутствуют здесь? Естественно. Сикураменте. Но они, по крайней мере, знают о состоянии не только инопланетяне, non sono gli extraterrestri, ma tutti coloro регулируют che regolano la vita dell'uomo, di tutto il sistema del mondo. E lì ci sono diverse gerarchie, diversi livelli. Ну, будем говорить, это вся система, которая создана была Богом Творцом. Diciamo che, tutti fanno parte della gerarchia creata dal Dio, del Creatore, e poi ognuno di loro ha dei propri obiettivi. Ma ciascuno ha un proprio ruolo. Come la domanda su non indurci in tentazione che c'è stata ieri. Anche quello negativo proviene da Dio. Un altro aspetto sorprendente nelle dichiarazioni del cosmonauta russo è nella estrema similitudine dei concetti da lui espressi con quelli contenuti nelle dichiarazioni rilasciate dall'astronauta americano Edgar Mitchell, che si possono ascoltare nel documentario dedicato ai documenti sugli UFO realizzati attraverso le missioni spaziali della NASA. Nonostante l'opposta formazione sociale, politica ed ideologica delle società dove si sono formati, i concetti espressi dai due professionisti dello spazio coincidono perfettamente. Un'ulteriore prova che il volo nel cosmo è fonte di grande ispirazione e crescita interiore, e lo studio serio e non dogmatico sulla presenza extraterrestre conduce alle stesse conclusioni pur partendo da posizioni molto distanti. Il mondo non è tutto collegato l'uno con l'altro, e ogni cosa che c'è nell'universo e sulla Terra, e sia nel cosmo, nel sistema solare, nel galassie, nell'universo, sono tutti collegati gli uni con gli altri e hanno un loro ruolo. E purtroppo la scienza ha studiato solo la parte materiale. Per me questo deve essere, quindi bisogna mettere insieme gli studi del mondo materiale e del mondo non materiale, anche se questa divisione è una cosa poco reale, così come esseri viventi e esseri non viventi in realtà non esistono. Tutto è vivo, sia i pianeti che le stelle, che tutto è vivo, non solo gli esseri biologici, ma ciascuno di noi ha un proprio programma. Successivamente, Giorgio Bongiovanni riesce ad ottenere alcune importanti foto scattate dai militari russi Gennady Korniev e Vasily Zaitsev il 5 gennaio 1992 nella base spaziale Stella Polare. Questa installazione si trova vicino alla città di Plasetsk ed è la base missilistica di lancio più a nord della Russia. Nelle foto, tutte in bianco e nero, si possono osservare chiaramente degli oggetti volanti non identificati che sorvolano le rampe di lancio dei missili. Un'ennesima conferma dell'attivo controllo effettuato da queste civiltà sulle basi militari di tutto il pianeta. Tra i tanti oggetti volanti non identificati, avvistati e filmati negli ultimi anni, grande stupore ed interesse hanno generato i cosiddetti UFO triangolari.
La loro notorietà si è estesa in tutto il pianeta dopo gli avvenimenti del Belgio, accaduti alla fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Successivamente, nel corso degli anni, la presenza di questi velivoli è stata segnalata in tutto il mondo, compreso il territorio della ex Unione Sovietica. Questo video fu realizzato in Georgia, nella città di Tbilisi, nel dicembre del 1990. А чего в трубу-то видно? Ну, в трубу там точечки. А эти звездочки, я заметила, они поворачиваются по часовой стрелке. Un altro velivolo molto simile è stato avvistato in Russia il 19 febbraio 1997 nella città di San Pietroburgo. L'oggetto è stato filmato da varie persone e si è stimato che la sua larghezza fosse di circa 300 metri. L'avvistamento è durato alcune decine di minuti ed esistono almeno 7 filmati che lo ritraggono. Le immagini che vediamo ora sono state realizzate con un telescopio. Da quanto abbiamo potuto ascoltare sino ad ora, appare evidente la grande profondità dei concetti espressi dai cosmonauti, dai militari e dagli scienziati russi. Come ripetutamente sottolineato, ciò è ancora più incredibile considerando la natura atea della filosofia sociale e politica nella quale hanno vissuto gran parte della loro vita questi uomini. Anche il cosmonauta Gennady Strekalov, intervistato nel giugno del 1998 nella città dei cosmonauti a Mosca, affronta le tematiche legate alla presenza extraterrestre e alla crisi del pianeta da una visuale non solamente tecnica. Nel 1997, tra i ricercatori ufologici, si era diffusa la notizia che questo cosmonauta fosse uno degli autori del filmato dell'UFO sigariforme vicino alla stazione orbitale Mir. Ma ciò non corrisponde al vero, in quanto Strekalov è stato testimone di un fatto anomalo accaduto in un'altra occasione. Nell'anno 90 anch'io ho visto. Ma ho visto un oggetto o un fenomeno che sembrava di un pallone. È apparso immediatamente e è sparito dopo 7 secondi. È apparso all'improvviso un pallone come si mettono sugli alberi di Natale. Era verdastro e cambiava colori. Non ho fatto in tempo a prendere la macchina fotografica o una videocamera perché è sparito tra circa 7 secondi. Lei crede che esistano altre civiltà extraterrestri? А вы верите в существование других цивилизаций в космосе? Вот в это я верю. In questo ci credo. Я уверен, что есть цивилизации, которые разумнее нас. E sono sicuro che ci sono delle civiltà più avanzate di noi, ci sono altre meno avanzate. È un processo eterno. Penso che se hanno i mezzi tecnici e se crediamo nell'esistenza degli UFO, certamente ci visitano. Forse con lo scopo di osservarci, o forse per controllare. L'umanità deve capire in che direzione va e cosa fa e che risultati ottiene. Forse proprio per questo che non ci sono interventi di altre civiltà più evolute, più intelligenti. Se Dio esiste, per noi esiste. Quest'ultima considerazione di Strekalov e le seguenti sottolineano ancora una volta la grande responsabilità che dovrebbe avere l'uomo quando si trova a compiere scelte in grado di coinvolgere l'intera umanità e l'equilibrio del pianeta stesso. Invece oggi vediamo il nostro pianeta che soffre, che grida dal dolore, che gli creiamo tutti noi.
Queste frasi sono bellissime. Gli uomini non hanno bisogno di due o tre automobili. Invece il nostro consumismo è arrivato a livelli catastrofici. Ciascuno tra i ricchi vuole avere non solo un automobile, ma anche un aereo personale, una nave personale. Invece, esaminandolo dal punto di vista pratico, si consumano tante fonti naturali per la produzione di tutti questi oggetti. Le energie energetiche si brucia l'ossigeno del pianeta. E tutto ciò invece ci è stato regalato da Dio e ognuno ha il diritto di un po' di aria pulita. Ma lei cosa sente? Non вы что чувствуете? Come uomo, non come scienziato. Не как ученый, а не как космонавт, а просто как человек. La terra è viva? Ну, что земля живая? Земля живая, она только потому, что вокруг нее она движется в бесконечном космосе. La terra si muove nel cosmo infinito. Абсолютная там низкая температура. E attorno la temperatura è molto bassa. Холод этот космический вот этот. Fa molto buio, molto freddo. А Земля-то она же живет. La terra invece vive. Выходишь на солнечную сторону орбиты и видишь, что Земля прекрасная. Quando passi su un posto dove c'è il sole, guardi dall'orbite, vedi che è bellissima la Terra. Ну в комплексе вот всем я нашу планету назвал бы живым существом. Nel complesso potrei chiamare il nostro pianeta un essere vivo. Perché ci sono tutti i componenti per definirla in questo modo. Cosa direbbe ai figli e ai nostri dei figli dei nostri figli per preservare la terra? La raccomandazione più importante per evitare un'autodistruzione dell'uomo. А какова была бы ваша самая главная рекомендация, призыв к детям наших детей для того, чтобы сохранить землю, чтобы не допустить ее саморазрушения? Дети всех народов. И фильи ди тутти и паэзи, ди тутти и пополи. Должны понимать одну очень важную вещь. Devono capire una cosa molto importante. Вот эти амбиции их отцов. Che le ambizioni dei loro padri. Амбиции тех, кто стоит у власти. Le ambizioni dei potenti. Порой вот эти амбиции они портят отношения между детьми. Queste ambizioni rovinano spesso i rapporti tra i bambini, tra i figli. От природы одинаковые. Anche se tutti i figli se capiscono che la cosa la più importante è di essere amici, di evitare l'ingiustizia sulla terra, che ogni bambino possa mangiare una mela, e non come adesso che uno ha una tonnellata di mela e un altro non ha niente. Questa amicizia, comprensione, sono le cose le più importanti e noi adulti dobbiamo aiutare, dobbiamo favorire a questo modo di pensare. Perché non possiamo entrare nel terzo millennio con il vecchio bagaglio. E penso che saranno più intelligenti di noi. И будем надеяться, что они che capiranno molte cose, что они улучшат наш мир. E spero che amiglioreranno il nostro mondo. Ringrazio tantissimo. Le parole di Strakhanov mettono in evidenza il vuoto di valori che attanaglia l'umanità in questo fine millennio. Sono pochi gli scienziati che si adoperano per dare un impulso realmente costruttivo al movimento scientifico internazionale. E tra essi bisogna sicuramente annoverare il professor Rodionov dell'Istituto di Ingegneria e Fisica dello Stato di Mosca. Recentemente le sue conclusioni sull'esistenza di civiltà evolute in alcuni satelliti di Giove hanno avuto eco in tutto il mondo, dandogli risalto a livello internazionale. Oltre a ciò, questo fisico e matematico ha sviluppato una teoria che pone la vita come fulcro dell'universo visibile ed invisibile. Una teoria che, partendo da principi scientifici ben conosciuti, indica l'esistenza della materia oscura o lineare, materia invisibile, che secondo il professore è vivente ed intelligente,
e può creare e governare la vita e la materia visibile in tutto l'universo e di cui sarebbero formati anche i dischi volanti. Secondo il professor Rodionov, gli UFO sono costruiti con materia lineare e provengono da una dimensione per noi non ancora sondabile, dove i nostri concetti di fisica non hanno valore. E quando un UFO ci fa vedere certe caratteristiche? Penso che sia proprio una dimostrazione dal mondo invisibile che questo mondo ci dimostra quello che vuol far vedere a quell'osservatore concreto. Ammetto che esiste, ma non nel modo primitivo nel quale cercano di trattarlo. Ho capito. Le persone che partono dalla fisica scolare, diciamo. Ho capito, adesso gli UFO contraddicono la fisica della prima elementare. Esattamente. Ci vuole una fisica completamente diversa. Secondo lei nel io c'è una civiltà extraterrestre? По-вашему, на ИО существует инопланетная цивилизация? Ну, из того, что я говорил раньше, tra quello che ho detto prima, вы можете уже судить о том, penso che lei può già giudicare, что линейная материя позволяет рассматривать жизнь. La materia lineare può ci dà la possibilità di trattare la vita не только на вулканической планете, non solo su un pianeta vulcanico Io. Это самая вулканическая, а самая активная è планета il più attivo Солнечной системы. Del sistema solare. Но даже на Солнце. Ma anche sul Sole ci può essere la vita. Это темная материя, это очень стабильная материя. La materia scura è una materia molto stabile. Molto importante quello che sta dicendo. Questa affermazione del professor Rodionov avalla quanto divulgato da Eugenio Siragusa sin dagli anni 60 in merito all'esistenza di esseri evolutissimi di pura energia luce che abiterebbero nei soli. Questi esseri sarebbero i coordinatori dell'evoluzione delle civiltà presenti nei pianeti e corrispondono alle gerarchie angeliche conosciute dalla religione cristiana. Un'ulteriore conferma che scienza e religione, quando sono libere da dogmi e fanatismi, parlano della stessa realtà, seppure con termini diversi. Cosa ci potrebbe essere sotto Io e Ganimede, sotto il satellite Io e Ganimede di Giove? L'Europa è un pianeta di ghiaccio. E si vede facilmente che questi fili, questi elementi lineari, che sono lunghi decine di chilometri sull'Europa, si incrociano e fanno un complesso molto complicato. Если вы смотрите с большим увеличением, e se guarda il tutto con una grande grandendo molto. А сейчас получено очень высокое разрешение вот в марте месяце. Adesso in marzo nell'internet ci sono delle foto molto dettagliate. То вы увидите, что вот эти линейные элементы в свою очередь. Lei potrà vedere che questi elementi из линейных элементов. Sono creati da altri elementi lineari. Quindi, то есть то есть это такая фрактального типа структура. Quindi è una struttura di tipo frontale? Frattale. Первая, самая Primo. Версия фантастическая. La versione la più fantastica. Это цивилизация типа нашей земной. Che sia una civiltà uguale alla nostra. Но живущая в таких трубах или тоннелях. Ma che vive in dei tubi o dei tunnel. Sottoterra. Под землей? Подо льдом. Sotto il ghiaccio. Там лед в основном, это лед. И перед наукой, вот я считаю, что эти открытия спутника Галилео, penso che quella zonda Galileo, le scoperte che ha fatto, они впервые поставили возможные per la prima volta перед глазами ученых, ci hanno fatto vedere la possibilità di esistenza не микробов, non di microbi, non di piccoli esseri, высоких цивилизаций, ma di altre civiltà. И наука должна изучить этот вопрос. E la scienza deve studiare questo argomento. Американцы пошлют, как вы знаете, в 2000 примерно третьем году. Come sa nel 2003. Экспедицию. Gli americani pensano di mandare una spedizione per l'Europa. Спутник Юпитера.
E devono essere pronti anche per questa possibilità. Le dichiarazioni di questo autorevole scienziato dimostrano che vi sono molte cose che la scienza deve scoprire e molte verità ritenute immutabili che invece potrebbero essere ridimensionate o addirittura del tutto sconfessate. Il coraggio di uomini come il professor Rodionov indica che si avvicina sempre di più il momento nel quale l'uomo dovrà abbandonare i vecchi schemi ormai logori e porsi con nuove prospettive verso l'universo e la vita stessa. Questa straordinaria foto è stata scattata nella periferia di Mosca nel 1997. Possiamo vedere un enorme oggetto volante di luce sospeso sopra un tendone all'interno del quale si stava svolgendo un incontro spirituale. La somiglianza di questo velivolo con le astronavi di energia, fotografate e filmate in Messico da Carlos Diaz, è notevolissima. Il professor Boris Shurinov, presidente del maggiore centro civile di ricerca sugli UFO ed extraterrestri in Russia, è attualmente uno degli studiosi sul fenomeno UFO più autorevoli e maggiormente conosciuti in Occidente. Nel 1995 ha pubblicato in lingua francese un interessante libro dove ripercorre tutta la storia dell'ufologia russa. Un testo che colma molte lacune storiche e documentali su quanto è avvenuto nella ex Unione Sovietica prima dell'apertura voluta da Gorbaciov. Riportiamo alcuni dei casi più recenti proposti da questo interessantissimo testo. In queste foto vediamo un fenomeno comparso sulla neve che è praticamente simile ai notissimi cerchi nel grano che compaiono in tutto il mondo e soprattutto nei campi di grano dell'Inghilterra. Anche in questo caso è stupefacente la perfezione della figura comparsa sulle nevi della Russia. Le seguenti foto furono scattate dal pilota Yuri Bortnikov nei primi mesi del 1962 mentre si trovava in volo sopra l'aeroporto di Vnukovo, nei pressi di Mosca. Secondo la testimonianza del pilota, questo apparato mutava forma mentre li superava a grande velocità per poi scomparire in lontananza. Le analisi eseguite su queste foto dai laboratori della polizia di Mosca ne hanno confermato l'autenticità. Un altro documento di rilievo divulgato dal professor Shurinov è il seguente filmato, realizzato nel 1996, che mostra un oggetto volante luminoso sorvolare i cieli di Mosca. La luminosità sembra essere dovuta alla natura apparentemente metallica della superficie dell'oggetto che riflette la luce solare. Nel video, come punti di riferimento, abbiamo un albero e il tetto di una casa. Nel 1997 il professor Shurinov ha divulgato un altro documento video di notevole interesse. Si tratta dell'avvistamento di un oggetto volante non identificato effettuato in Russia dai radar dell'aeroporto di San Pietroburgo Pulkovo 1. L'evento, accaduto il 2 marzo 1991, riveste una grande importanza in quanto l'oggetto è stato osservato visivamente dal personale di controllo dei voli e successivamente in modo strumentale con i radar. L'oggetto è rimasto visibile sugli schermi dei radar dell'aeroporto per oltre 40 minuti, un tempo più che sufficiente per stabilirne le caratteristiche non convenzionali. La notizia è stata riportata anche dai notiziari televisivi che hanno dedicato all'evento vari servizi. Il recente programma televisivo sugli UFO Files del KGB, trasmesso dal network americano TNT, è stato accolto con notevole diffidenza dalla comunità ufologica internazionale. I ricercatori sospettano possa trattarsi, come in altre occasioni, di una operazione manovrata dai servizi segreti degli Stati Uniti. Dalle verifiche sui documenti è emerso che alcuni dei filmati presentati nel programma non mostrano UFO, ma oggetti di costruzione militare. Secondo l'autorevole parere del professor Shurinov, i dati sinora presi in esame indicano si tratti di una messa in scena abbastanza approssimativa per la presenza di dettagli palesemente falsi e incongruenti. Una nuova vergognosa operazione messa in atto da coloro che vogliono screditare una realtà sin troppo scomoda.
Le dichiarazioni degli esperti, ascoltate nel corso di questo documentario, ci confermano che la grande sensibilità spirituale del popolo russo non è stata spenta da 70 anni di regime politico ateo. Essa è rimasta viva nel popolo e incredibilmente in scienziati, cosmonauti ed alti esponenti delle gerarchie militari. Questa sensibilità ha permesso ad uomini come il generale Reshetnikov o il generale cosmonauta Aksionov di cogliere l'aspetto più importante del fenomeno UFO, l'implicazione spirituale, etica e morale. Questo fatto indica nuovamente l'importanza, ormai universalmente accettata dagli ufologi di tutto il mondo, di affrontare la realtà del fenomeno UFO e della presenza extraterrestre nel nostro pianeta attraverso una visione interdisciplinare che includa in essa la grave crisi umana ed ambientale che stiamo attraversando. Nelle dichiarazioni che abbiamo udito dagli autorevoli personaggi intervistati da Giorgio Bongiovanni, troviamo l'eco e la conferma di uno dei più grandi ed importanti testi profetici dati all'umanità in questo secolo, il Messaggio di Fatima. In esso, oltre all'annuncio che allo scadere del XX secolo civiltà provenienti dal cosmo sarebbero venute sulla Terra nel nome di Dio, viene dato grande importanza al ruolo che la Russia avrebbe potuto avere nella crescita spirituale dell'umanità. Una spiritualità che deve essere sviluppata attraverso una profonda ed autonoma ricerca interiore, sganciata dalle metodologie massificanti della scienza, della politica e delle religioni istituzionalizzate, il cui scopo principale si è indirizzato verso la gestione e l'ampliamento del potere economico e temporale. Nella comprensione di tutte queste ed altre complesse componenti, vi è la soluzione del mistero degli UFO. Un mistero nel quale è racchiusa la chiave della sopravvivenza della nostra umanità e il futuro del pianeta e delle nuove generazioni.